uscita da voi non c'è la voce che la mia santa madre Agnese abbia illeciti rapporti col vescovo Enrico d'Aosta. Allora, Enrico IV trascorre 12 anni della sua vita di follia vera, di pazzia, quella, grazie a Dio, non mi è toccata. Ma la seconda parte della sua autoreclusione ha a che fare un po' con la depressione, con la malinconia, col male di vivere, e questa è una patologia, ahimè, che è toccata un po' anche a me. E quindi sono molto, molto vicino al personaggio. Dico una stupidaggine: quando mi chiedono che difficoltà ha trovato a interpretare Enrico IV, io dico nessuna, perché mi assomiglia, parla un po' di me stesso, delle mie malinconie, di certa difficoltà di incontrare gli altri. Bellezza! Nessuno di noi vorrebbe riconoscere quel certo potere oscuro e fatale. Come diceva Sartre in un suo famoso testo, l'inferno sono gli altri. Ed è un po' la tematica di Pirandello, tant'è vero che c'è una frase famosa di Pirandello che accoglie, ahimè, non con tanta allegria, i viaggiatori all'aeroporto di Catania, che dice: nel lungo tragitto della vita incontrerai milioni di maschere e pochi volti. E questa è la tematica della sofferenza di Enrico IV di confrontarsi con gli altri, col mondo esterno a questa reclusione che lui si è creato. Perdono, Madonna, perdono, Monsignore, perdono. Lei ha lavorato con registi importantissimi, La Cavani, Tornatore, eccetera. Mauro Bolognini, Pupi Avati, Federico Tiezzi, tanti toscani nella mia vita. Anche un bellissimo film è con Faenza, mi sembra. Con Faenza, forse è il film più bello che ho fatto, I Viceré. Questi personaggi appartengono un po' al suo stile? Tutti, no. Se no sarei un uomo un po' confuso se dovessi assomigliare a tutti i personaggi. Devo dire che mi si chiede spesso come mai tanto Pirandello, e io mi chiedo se sono io a scegliere Pirandello o se Pirandello a scegliere me. Ancora.